Grazie Presidente, i ringraziamenti sono stati fatti a tutto campo, a tutto tondo e quindi li bypasserei per usare un termine moderno. Voglio però ringraziare la Sindaca per l'intervento che ha fatto, perché all'interno di quell'intervento ha fatto riferimento a una serie di iniziative che compongono gli ordini del giorno che io ho presentato per la questione di stretta attinenza scolastica, no? Della materia di cui specificatamente mi occupo. Dico a tutto tondo, dal procrastinare la data di chiusura, no? Del bando per l'accesso all'asilo nido. Io avevo nell'ordine del giorno immaginato il 3 per una questione organizzativa, ma ben venga il 10, quindi evidentemente ci sono gli elementi, la Giunta ha valutato che ci sono gli elementi congrui per fissare a quella data la chiusura del bando. Dal prevedere il rimborso per le famiglie, per quelle famiglie che già hanno pagato la retta del nido, oppure per i servizi connessi all'espletamento dell'obbligo scolastico, quindi la refezione scolastica, quindi il trasporto, insomma tutta una serie di cose, non ultimo anche prevedere degli ammortizzatori sociali, quindi una serie di interventi che appunto compongono i miei ordini del giorno. Ho visto, analizzando anche quelli delle opposizioni, alcuni sono, anzi molti, vanno nella stessa direzione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nei momenti di crisi di questo tipo evidentemente c'è un unico sentire, no? Che porta a immaginare, a prevedere degli interventi ben mirati in quei settori che possono essere più facilmente a rischio, fermo restando che oggi nella situazione che ci troviamo a gestire tutti i settori sono a rischio e quindi tutti necessitano di supporto e di attenzione. Quello che voglio dire nel mio intervento è che nei miei ordini del giorno ed è quello che vorrei sottolineare con forza in questo momento, e io ho sottolineato un invito, diciamo, perentorio alla Sindaca di Roma, quello di essere parte attiva con forza, con energia, con determinatezza nei confronti del governo, il quale governo deve supportarci, quindi deve la Sindaca di Roma, insieme con gli altri sindaci, perché so che sono in collegamento in rete proprio in sede ANCI, fare veramente rete, fare squadra, perché tutti i sindaci sono responsabili della salute dei propri cittadini, però è chiaro che un sindaco di fronte a un'emergenza di questo tipo epocale, è stato anche richiamato il periodo degli anni di piombo, che io ricordo molto bene per averli vissuti direttamente quei periodi, non dal racconto, e quindi la paura di restare in casa o di uscire per strada l'ho vissuto veramente sulla mia pelle. Oggi noi stiamo combattendo un qualcosa di piccolo, di subdolo, perché ha messo in discussione il nostro pensare di essere dominatori del mondo, dominatori dell'umanità, dominatori del destino degli altri, quando un piccolo virus ci sta veramente sterminando. Quindi io chiedo veramente alla Sindaca di essere protagonista presso il governo di tutta una serie di iniziative che il governo deve mettere in atto a supporto dei comuni, ma soprattutto chiedo alla Sindaca di essere parte attiva nel riportare le scelte politiche verso quelli che sono veramente i punti nevralgici della crescita di uno Stato, vale a dire la scuola e vale a dire la sanità, perché scuola e sanità sono stati considerati da tempi immemori
il bancomat a cui attingere nei momenti di difficoltà. Quindi prendiamo, al di là delle polemiche, le polemiche ci saranno, sicuramente si punterà il dito su quello che si è fatto, non si è fatto, si sarebbe potuto fare. Nelle emergenze si lavora giorno per giorno, però dalle emergenze e dalle crisi dobbiamo trarre gli insegnamenti, perché questa esperienza ne usciremo perché siamo un popolo forte e abbiamo sempre superato mille difficoltà. Però sindaca, veramente glielo chiedo, faccia in modo che le scelte governative per il futuro possano essere orientate verso il recupero di quelli che sono, a mio modo di vedere, ma come ha sottolineato anche la consigliera Guerrini e molti di noi, quasi tutti quelli che sono intervenuti, sono veramente le scelte nevralgiche per questo mondo civilizzato in cui viviamo. Grazie.